Ciao a tutti ragazzi, dal Piero. Allora, come detto nell'altro video, avrei fatto un video sulla spesa. Sono qui davanti al Penny, sto per entrare. Adesso vi faccio vedere. Farò un po' di spesa. Vi farò vedere quello che ho comprato, quello che comprerò, quello che ho comprato, quello che si spende. E faremo qualche foto dentro così furtivamente, da inserire anche così, vedete anche qualche prezzo e poi ci vediamo dopo, dopo ne riparliamo, ok? Ciao a tutti ragazzi, allora faccio vedere cosa abbiamo comprato. Facciamo vedere, prima togliamoci sta cazzo di maschera che già mi ha rotto. Aspettate, però me la posso togliere tutta. Allora, dov'è? 102,74. Ora vedete cosa abbiamo preso. Tanto siamo i miei capelli. Allora, cosa abbiamo preso? Dentifricio, salami, un accendino per usare a casa, prodotto qua, filtro per l'acqua, per depurare l'acqua. Sei banane. Confezione di prosciutto tedesco, confezione di pollo in sconto, Azione, due confezioni di salame italiano, sarà quello che costa tanto. 1, 2, 3, 4, 5 pomodori, due confezioni di yogurt da 4, siamo quelli del Penny, siamo al Penny, no, una busta. Qui ci sono olio greco 3 litri e 4 confezioni di latte alcol fry, lattose fry, tabletta per portare la roba a cena 2 euro. Non è che costa chissà quanto, perché solitamente mi dico, vedi sempre che fanno aspetta, compri stronzate. Altra busta, ora vediamo, due, quattro, sei confezioni di tonno, cavo per ricaricare il telefono che si è rotto. Presa USB, l'unica due stronzate che ho preso che costano una cagata. Due confezioni di caffè, crema d'oro e neanche quello di marca. Questo è Dalmahir. Una confezione di uova. Mettiamola qui. 4 confezioni di acqua, quelle del Penny, manco quelle di marca, 2 e 2 Vittel, acqua naturale. Adesso torniamo in macchina, così poi facciamo i conti bene, ne parliamo bene. 102,74 euro. Sta macchina sembra, c'ho mascherine dappertutto.
sembra una cosa medica che ho fatto. Mascherina dappertutto. C'è una appesa, una FFP2, quella figa, appesa allo specchietto. Sono due messe qua. Una la uso quando vado al lavoro e una la uso, vabbè, che parte che dovrei cambiarne una al giorno, per quello che ci credo io. Questo via. Oh, ragazzi, allora, quello che ho preso l'avete visto, 102,74 euro. Questo qua è una cosa che è obbligatoria qua ai supermercati, perché io ce l'ho dall'Italia, come vedete, disco orario. Perché è obbligatorio? Perché se non lo metti quando arrivi al supermercato, è un'ora e mezza di tempo, se non lo metti e passano i controlli, mi è già successo. Ah, c'è un'altra mascherina nell'angolo, quella non è mia, però è di mia moglie. Se non la metti, se non metti quello, sono 25 euro di multa, anzi che adesso stanno aumentando le multe, le hanno aumentate, non so se da novembre o da dicembre. E quindi, comunque, 102,74 euro, due buste di roba e quattro confezioni d'acqua, una ammazzata fra capo e collo. Questo è quello che bisogna informarsi, non gli stipendi in Germania, perché con 100 euro non abbiamo preso niente, ok? Io non ho portato bottiglie perché supporto 5 bottiglie per 2,50 euro, non vale neanche la pena, lascio lì, neanche 2,50 euro, 25 centesimi in una, quanto sono? 1,25 euro. Io contavo 50 centesimi, pensate un po'. Allora, 100 euro, non abbiamo preso niente, 100 euro, così come niente. Ne guadagni 3.000 e poi ogni volta che vai a comprare due stronzate, badate, non ho comprato il parmigiano, non ho comprato, che ne so, il vino, perché ce l'ho a casa, pare che io non ne bevo, ma... bevo solo quando c'è qualcuno, quando viene qualche amico. Bevo birra senza alcol io, per via della salute. E quindi dico, non abbiamo comprato niente, nel senso che 100 euro non abbiamo comprato niente. 6 banane, 2 salami, 2 affettati, 2 salami quelli che si tagliano tedeschi, sono salami di pollo, non è salame come il nostro, è un salame in particolare, costa una cazzata perché sono... ma costa tutta una cazzata, ma abbiamo speso 102,74 euro. E poi mi venite a dire, porca di quella puttana, 3.000 euro in Italia me li sogno. Sì, ma anche due buste 100 euro te le sogni in Italia. Questo è quello che bisogna vedere, questo è quello che bisogna vedere. Che cazzo me ne frega cosa dice il giornale, se in Italia costa di più o quello costa di meno. Ma che cavolo è dietro? Ah no, niente, sono un po' appannato. Sono queste le cose da vedere. Io sul tavolo metto roba da mangiare, non metto gli shampoo, non metto le buste di Marian. Ma che cazzo, ma io dico, se uno qua, due persone, se uno qua spende meno di 100 euro a settimana qua in questo land, per due persone meno di 100 euro a settimana, è perché mangia pane e cipolla, non mangia altro. Non mangia altro. E ripeto, non ho preso tutta una serie di cose che ci sono. La birra l'abbiamo presa ieri, la birra quella senza alcol, quindi non ve la conteggio neanche. Questi sono stravizi, non sono niente di che. Di stravizio qua cosa ho preso? C'è una scuola guida che mi guarda. Di stravizi qua che cosa ho preso? Non ho preso niente. Ho preso un tablet da tavola per metterci la roba sopra. Cosa ho preso? Un cavo, che mi si è rotto il cavo del telefono, devo metterlo in macchina, e una presa con l'USB, perché sopra in ufficio, sì, attacco al computer, però se attacco al computer mi tutte le volte mi comunica l'iPhone con l'iMac, io non voglio farlo comunicare, quindi li voglio tenere separati. Detto questo, io ragazzi non so più come dirvele le cose. Voi continuate a parlarmi dei 3.000 euro di Marian, continuate a dirmi che Marian guadagna 3.000 euro, ma che cazzo me ne frega a me che lui guadagna 3.000 euro se poi io due volte alla settimana vado a fare la spesa e ci lascio 100 euro per comprare niente, due volte quando mi dice bene,
sono uscito oggi che è venerdì, perché domani non c'ho voglia di uscire, mancavano quattro stronzate, ho detto vado io oggi così domani me la godo a casa, me la riposo, proprio va alla grande. Però ripeto, 100 euro e non abbiamo preso niente. 100 euro, ragazzi, 100 euro, 200.000 lire. Non sono niente. 100 euro, via. Come abbiamo fatto? 100 euro, buttati via. Lo capite quanto costa vivere qua in Germania? Lo capite? Parlate tanto di risparmiare. Io l'assicurazione della macchina, questa è 1.800. L'assicurazione della macchina, io qua pago 72 euro al mese. Fatevi i due conti. Poi risparmio sul bollo perché ne ho pagati 126 euro. Mi sembra che pago 120, 130, una roba così. Però dovete svegliarvi, ragazzi, perché se siamo ancora qua a parlare... ma 3.000 euro. Questo è frutto dell'inflazione. Questa è l'inflazione. Non mi venite a dire cavolate. Questa è l'inflazione. Sono queste le cose che bisogna parlare. Di cui bisogna parlare. Non... io guardo 3.000 euro perché io 3.000 euro... Io 3.000 euro... Perché io 3.000 euro, capito? 3.000 euro. Se paghi 700 euro l'affitto del Baden-Württemberg è perché o vivi in netta periferia o vivi in una topaia. Cioè, sono queste le cose. C'è poco da dire. O vivi in periferia, ma proprio periferia, sai, quei quartieri di merda fatti per gli stranieri? Perché qua così fanno. O vivi. Un'altra cosa, guardate qua. Io ho portato la macchina dal meccanico a fare la revisione. C'erano due cose da fare. C'era da cambiare le pinze dei freni dietro, dischi e pastiglie, e da chiudere due buchi che non me ne ero accorto sotto e mettere la lamierina alla marmitta. Quanto ho speso? 962 euro. Sono andato a pagarli adesso. Avete capito? Questo vuol dire vivere in Germania.